l'avete aspettato più voi questo video o io, nel senso che montati i freni nuovi, l'assetto nuovo, poi non ho avuto modo di provarla. Quindi ragazzi, bando alle ciance, iniziamo subito col video, raccontiamo questa Mini con nuovo assetto Bilstein B14, B16 e freni EBC, disco non maggiorato, pastiglie, Mustaff anteriore, yellow al posteriore, con tubi in treccia. Vediamo come si comporta. Leggermente meno arrogante l'erogazione della Mini rispetto al video appena fatto con la Subaru. Scendo da quella, salgo su questa, differenze si notano, come si nota anche la differenza di peso, 1100 kg per questa piccolina con passo corto, effetto go-kart, puoi non frenare prima di entrare in curva, la tiri dentro, con gli angoli che mi ha fatto Ciardullo la Mini è chirurgica. Noto subito una risposta diversa sul pedale del freno rispetto all'impianto stock, c'è meno corsa e morde di più, ma soprattutto quando morde, morde bene, da Dio, la sensazione è pastosa, un bel gusto sulla mia scarpina Sparco rossa. Il cambio di questa macchina, ragazzi, l'avevo dimenticato fosse così divertente, molto preciso e proprio bello da tenere in mano con questo pomellino in Delrin che ci ha regalato Officine Q. Apro e chiudo parentesi sulla posizione dei pedali, è una macchina che questi pedali ti fanno fare il puntatacco davvero in maniera eccellente. Questa macchina è talmente chirurgica in curva che sembra di guidare una trazione posteriore. Sarebbe bello provarla in fondo alla staccata della Campagnano a Vallelunga, dove si arriva molto molto forte. Lì si frena, c'è il trasferimento di carico, ovviamente la macchina ha più grip all'anteriore, entra dentro. Con Subaru ricordo insomma che c'era un po' di sottosterzo, no? Dovuto anche alla trazione integrale e a volte anche alla trazione anteriore. Una BMW M3 teoricamente è più chirurgica nell'ingresso curva, ma con questo tipo di angolo, con questo tipo di pneumatici Michelin Pilot Super Sport che io adoro, la Mini è davvero reattiva in curva, ti dà tanta sicurezza. E poi devo dire che con l'assetto che sto proprio oggi testando per bene per la prima volta, già mi viene un po' di sorrisino stampato da imbecille in faccia.
male, ragazzi. Diciamo che questa non era una macchina pensata per fare quello che sto facendo io oggi. Assetto Bilstein B14 B16, che tra l'altro esteticamente è molto bello da vedere. Io sono un esteta, l'occhio vuole la sua parte. Bello, 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 e soprattutto che offre grandi prestazioni, che poi è la cosa che conta, perché la macchina può essere anche brutta, l'importante è che sotto ci sia sostanza, concretezza. Sarebbe l'inverso, invece, sarebbe deleterio per me, ovvero una macchina bellissima che poi non balla, no? Bella ma non balla. Mi si è allungata un pochino la frenata e questa cosa mi dispiace un pochino. Sì, si è allungata un pochino la frenata. Eppure lo spurgo è stato fatto 3 volte e la piccolina no, non frena, la macchina non sta frenando, ragazzi. Qualche staccata e la frenata si allunga tanto. Arrivo quasi a fine corsa e non frena. Andiamo a vedere un attimo i freni, vediamo di che si tratta. Ecco perché fumano di brutto. Sì, è vero, messi davvero sotto stress, perché in discesa la macchina deve frenare più forte. Quindi, come da titolo, cosa si fa? Se tornassi indietro al 100% matematicamente, riprenderei l'assetto Bilstein, col quale mi sono trovato molto bene. Per quanto riguarda l'impianto frenante, abbiamo visto cos'è successo. La strada che ho percorso, tra l'altro in maniera molto allegra, normalmente non guidi così, è di 12 km in discesa. Oltre a questo, la Mini non è predisposta con impianti per i condotti di aerazione forzata che vanno a raffreddare l'impianto, non è stata pensata per guidare in quel modo. La discesa di 12 km con rettilinei molto corti, perché se fossero stati più lunghi probabilmente il freno avrebbe avuto più facilità di raffreddamento, in quel caso no, la macchina è messa alla frusta, l'impianto non è sovradimensionato, rimane del diametro originale con pinze BMW con monopompante all'anteriore e al posteriore, quello ti fa capire che non frena, e quindi ecco l'impianto soffre molto, a tal punto che il liquido, a mio parere, raggiunge una temperatura troppo alta, anche se è un liquido per track day ad alte prestazioni, oltrepassa la temperatura indicata e praticamente diventa acqua, fa le bolle d'aria, la macchina non frena più, va in ebollizione e buonanotte. Il discorso del fine corsa potrebbe dipendere da quello. Io lo spurgo con Officina Cubo, l'ho fatto ben 3 volte, sai, fosse rimasto un po' di liquido in fondo al condotto, ho pensato quella cosa, ma invece ecco, lo spurgo è stato fatto, tanto per chiarire, non ho scoperto l'acqua calda, ragazzi, oggi con questo video. Per frenare forte, che è la cosa più importante, lo sappiamo, ci vuole un impianto maggiorato, che comprende pinze con almeno 4 pompanti, il tubo in treccia, le pastiglie di un certo livello e il disco più grande. Poi adesso potete commentare quello che volete qua sotto, così, cos'ha, blu, rosso, verde, giallo, nero. Per me gli AP Racing sono tra i migliori. Poi commentate qui sotto, fatemi sapere se c'è qualcos'altro che posso andare a prendere per migliorare la Mini, perché a me così non piace guidarla, non mi dà assolutamente fiducia. Anzi, cosa che invece non avevo appurato pochi giorni prima per un uso quotidiano. In città EBC e quelle pinze originali BMW, il tubo in treccia frena da paura la macchina, va benissimo, ma nel momento in cui la frusti non regge. Ma logicamente niente di estremo, non è la pastiglia racing, diciamo anche lì sulle pastiglie devi sempre trovare un compromesso, non puoi avere la pastiglia più confortevole che c'è, che non fischia, che non fa niente, ma allo stesso momento frena da Dio. È un kart, una macchinina piccina, veramente divertente da guidare e va veloce, va molto veloce. Vediamo qui, non c'è differenziale autobloccante, però come esce? Che bello questo assetto, tiene tanto. Sto salendo anche a un bel regime di giri, devo dire.
sicuramente in salita il freno si scalda molto meno e quindi si guida meglio, però questa cosa ha lasciato un po' perplesso sinceramente. Ecco, qui veramente ti dico che la Mini va una bomba. Guardala, guarda che bomba, ragazzi. Qui si sente tanto la mancanza del differenziale autobloccante. Proprio qualche giorno fa con Subaru qui venivo fuori tipo diavolo riposseduto, e non che con lei non si possa fare tanto e in maniera estremamente divertente, ma è un'altra cosa. Qui ci vorrebbe anche un bel diff autobloccante davanti e sarebbe una guida eccezionale, perché è una macchina ultra dinamica, ultra leggera. Guardala qui, ma dai, guardala qui, bella, 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 bella. Piccolo diavolo, ragazzi, che tenuta di strada. Sto cercando di capire se andare proprio a montare un impianto maggiorato, magari qualcosa di più concreto, di più serio, e un differenziale autobloccante, ma a quel punto questa diventa un'arma letale, un'arma letale. Anche nelle curve più veloci ti dà una fiducia, troppa fiducia, troppa, che poi ti senti che sai guidare, in realtà non è così e puoi fare la cazzata. Comunque un 1600 che sale con questa velocità su questa strada mi fa riflettere a volte su i motori grandi, quelli da 5 litri. C'è bisogno? Dici sì, perché questo si rompe prima o poi. È vero, soprattutto se lo guido così. Tantissimo l'assetto, veramente non avrei mai pensato che potesse essere così sincero o come scollina qua, così preciso, soprattutto su una strada bella devastata in alcuni tratti come questa. Guarda come sto salendo qui, signori, Cristo. Sì, no, dunque i freni non ci sono e questo mi fa spaventare. Io lo dico sempre, i freni sono fondamentali, che con un assetto del genere, con una spinta del motore così, una dinamicità di guida tale, questa Mini è splendida da guidare, però poi ti manca la frenata e dici zero fiducia. È vero pure che l'ho messa molto in crisi adesso, però aspettavo qualcosa in più.
L'ho messo basso il microfono così sembra che non c'è. Dice, come fai a sentire così bene l'audio? Scusate per l'audio a proposito della prima parte del video, ma è andata così. Allora, un po' di rammarico appena appena, nonostante le grandissime prestazioni della mini fantastica. Assetto strepitoso, unico. Perché lui l'ha provata. Vedrete un video del mio caro amico collaboratore Frank, che giustamente volevo anche un'altra opinione, ma vorrei tanto anche la vostra. Impianto frenante che in un uso cittadino è perfetto. Perfetto. Alla frusta ha lasciato un po' a desiderare. Sottodimensionato. Giustamente anche Joe della NTP ci dice, raga, giustamente per fare di più di così, ci vuole un impianto maggiorato. E allora volevamo un vostro consiglio. Noi un'idea ce la siamo fatta, a P-Racing ci piace molto davanti e dietro, però costa anche tanti soldi. Se ci vorressero consigliare, no? Un kit che magari avete provato sulla vostra auto, che pensate che sia l'ideale per... questa R53. E noi stiamo con le orecchie spalancate e vi diciamo che dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall'estero. Importante, iscrivetevi al canale, lasciateci un bel like, 1000 commenti, affetto a più non posso. Vi vogliamo bene, ragazzi, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Buona domenica a tutti. Ciao.